giornata di ieri, 7 dicembre 1941. Una data che vivrà segnata dall'infamia, gli Stati Uniti d'America sono stati improvvisamente e deliberatamente attaccati da forze aeree e navali dell'impero giapponese. È ovvio il fatto che l'attacco è stato progettato molte settimane fa. Durante questo periodo di tempo, il governo giapponese ha volutamente cercato di ingannare gli Stati Uniti con false dichiarazioni ed espressioni di speranza in una pace stabile. L'attacco di ieri alle isole Hawaii ha causato gravissimi danni alle nostre forze aeronavali. Ho il triste dovere di comunicarvi che oltre 3.000 vite americane sono state spezzate. Non importa quanto tempo sarà necessario per sanare le ferite di questa invasione premeditata. Il popolo americano, nella sua ferma e giusta volontà, alla fine giungerà alla vittoria assoluta. A causa di questo attacco, vile e immotivato da parte del Giappone, io chiedo al Congresso di dichiarare lo stato di guerra. È vero che ci sono uomini ancora vivi intrappolati nell'Arizona affondata? Sentiamo battere all'interno dello scafo. Stiamo facendo il massimo per salvarli, ma sono a 12 metri sott'acqua. Ci hanno abituati a credere che siamo invincibili. Eppure le nostre navi migliori sono state distrutte da un nemico che noi consideravamo inferiore. E invece ci ha messo alle corte. Ed è appunto per questa ragione che dobbiamo contrattaccare subito. Ci prepariamo a colpire le isole Marshall e Gilbert, signore, per riaffermare... Io sto dicendo di colpire al cuore il Giappone, così come hanno fatto loro con noi. Signor Presidente, Pearl Harbor non ci avrebbe colti di sorpresa se avessimo ammesso certi fatti. E non è più il caso di continuare a nasconderceli. L'esercito ha bombardieri a lungo raggio, ma nessun posto da dove lanciarli. Midway è troppo lontana e la Russia non ci permetterà di lanciare un attacco dalle sue coste. Ammiraglio? Gli aerei della Marina sono piccoli e hanno scarsa autonomia. Dovremmo trasportarli a poche centinaia di miglia dal Giappone, a rischio delle nostre portaerei. E se perdiamo le portaerei, non avremmo più difesa contro un'invasione. C'è qui dentro qualcuno che pensa che si possa sperare di vincere senza esporsi a dei rischi? Noi siamo in guerra. Di rischi ce ne sono tanti. Pensi a cosa ci esponiamo, signor Presidente. Se i giapponesi ci invadessero in questo momento, riuscirebbero ad avanzare fino a Chicago prima di poterli fermare. Signori, gran parte di voi non mi conosceva quando avevo ancora l'uso delle gambe. Ero un uomo forte, ero orgoglioso e arrogante. Mi sono sempre chiesto, ogni attimo della mia vita, perché Dio mi abbia costretto su questa sedia. Ma quando leggo un senso di sconfitta negli occhi dei miei compatrioti, come adesso lo leggo nei vostri, allora penso che forse egli mi abbia voluto umiliare per tempi come questi, in cui tutti dobbiamo ricordare a noi stessi chi siamo, gente che non si darà mai per vinta o per spacciata. Signor Presidente, con tutto il rispetto, quello che lei chiede non si può fare. Signor Presidente, Presidente. Sta indietro, George. Sta indietro. E lei viene a dire a me... Non si può fare!